Ciao amiche e amici e benvenuti in questo nuovo video con Ciao! In questa puntata una nuova avventura. Ma vi ricordate chi abbiamo aiutato la scorsa volta? La scorsa puntata abbiamo aiutato Olaf. Riascoltatevi la nostra canzone. Siamo arrivati per cercare il tuo naso. Siete sicuri? Sven non l'abbia mangiato. Andiamo insieme a cercarlo sul prato. Ma è pieno di neve, forse l'abbiamo schiacciato. Dai, dai, vieni con noi a cercare il naso di Olaf. Dai, dai, vieni con noi. Insieme ne faremo una storia da raccontare intorno al fuoco. Insieme inventandoci un gioco. Non è che l'ha nascosto qualcuno di voi? Anna è sparita. Credo che lei sia la sospettata. Dai, dai, vieni con noi a cercare il naso di Olaf. Dai, dai, vieni con noi. Insieme ne faremo una storia da raccontare intorno al fuoco. Insieme inventandoci un gioco. Non è che l'ha nascosto qualcuno di voi? Anna è sparita. Credo che lei sia la sospettata. Vi spiego un pochino di nuovo chi siamo e che cosa facciamo. Lui è un abitante del mondo fantastico. Insieme siamo riusciti a salvare il mio mondo che stava per scomparire. Esatto, i grandi maestri di questo mondo ci hanno regalato un kazoo magico che ci permette di trasformarci in giocattoli e andare nel mondo fantastico ad aiutare i nostri amici. Ogni giorno riceviamo tantissime lettere, l'altra volta abbiamo aiutato il nostro amico Olaf e oggi, chi lo sa? Ecco la busta di oggi. Chi ci avrà scritto Cactus Corna? Guardate, è una busta rosa con delle note musicali. È difficile da indovinare questa. Forse, chi ci avrà scritto? Forse Peppa Pig, che l'altra volta abbiamo citato, ma non ci ha scritto? Oppure, Cenerentola? O Un troll! apriamo la busta e scopriamo chi c'è scritto. Cari amici Cactus Cornempoli, è successo qualcosa di molto, molto strano. Stavamo cantando durante un concerto e ad un certo punto la musica è sparita. Aiutateci, Poppy Trolls. Un mondo senza musica è un mondo veramente brutto. Non riesco neanche ad immaginarlo. Noi che amiamo scrivere canzoni e cantare non potremo mai vivere in un mondo senza musica. Dobbiamo assolutamente ritrovarla. Prima di partire per le avventure del mondo fantastico Tututurù, ricordatevi di mangiare pistacchio, pesto e guacamole. Perché questo vi fa diventare ancora più forti. Vi ricordate come funziona? Suonando questo kazoo magico ci trasformiamo in giocattoli e andiamo ad aiutare i nostri amici trolls. Pronti? Perché non funziona mai subito? Siamo arrivati, ma c'è qualcosa che non va. La musica in silenzio, cosa succederà? La gente mormora, il sole non lo sa. Senza la musica, lui non risorgerà. La musica ci salverà, lo dicono in tutte le città. La gente ha smesso di sognare, però noi bambini no, la faremo tornare cantando insieme. La musica ci salverà, lo dicono in tutte le città. La gente ha smesso di sognare, però noi bambini no, la faremo tornare cantando insieme. Oh, la musica ci salverà. Tutti i bambini del mondo mi hanno mandato i messaggi che la musica è tornata. Eh sì, abbiamo chiamato proprio tutto il mondo. Non va. No. No. Cactus Corn, com'è possibile che la musica ormai sia tornata ovunque e qui no?
C'è qualcosa che non va. Qualcuno ha staccato la spina, ecco perché non si sente più niente qui. Ragazzi, chi è stato a staccare la spina? Barb, perché hai staccato la spina? Riattaccala. La musica è tornata anche qui. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Wow, Cactus Core, guarda che bello questo palcoscenico. Grazie amici, è stato bellissimo cantare con voi. Mi raccomando, se dovesse risuccedere qualcosa con la musica, chiamateci subito. E Barb, non staccare più le spine, grazie. Cactus Core, è arrivato il momento di tornare nel mio mondo. Siamo ritornati e anche questa volta siamo riusciti ad aiutare i nostri amici del mondo fantastico Tututuru. Siamo riusciti con una nostra canzone a riportare la musica. Wow! E adesso aspettiamo il regalo, perché ogni volta che aiutiamo i nostri amici, loro ci regalano dei giocattoli. Perché ci rilanciano? Mettiti di qua, perché io sono la scarta regali. Guardate che bella la carta! La carta con degli orsetti gommosi. Wow. Certo che Poppy dei Trolls è sempre molto molto creativa. Lei è quella che noi amiamo. Io. Poppy ci ha regalato una nuova Air Dorables dedicata a lei. Sì, le Air Dorables di Poppy. Guardate che bella! Wow! È proprio come lei! Guardate! È bellissima, le Air Dorables sono molto molto carine, noi non ne abbiamo nessuna e cominciare la nostra collezione con questa qui di Poppy è veramente veramente bello. Botti circue. Non sei simpatica. Ok, apriamo la nostra amica, ve la faccio vedere meglio perché con la luce non si vede. Le Air Dorables hanno sempre 10 sorprese inside dentro. Mm-hmm. E allora apriamo la nostra amica. C'è scotch ovunque! Le forbici dove sono? Che disordinata! Mi devo alzare. Ho messo una scatola qui sotto così la vedete meglio. Le Dorables si aprono in questa maniera particolare. Allora, richiudiamo la scatola. Perché prima dobbiamo scoprire le sorprese dentro. Allora, qui andiamo ad aprire qui e troviamo il piedistallo delle nostre amiche, perché per fortuna le Adorables hanno già il piedistallo. Allora, interno, e qui troviamo un altro pezzo del piedistallo da mettere qua. Ok. Poi abbiamo uno sticker con Poppy. Le scarpe di Poppy, proprio quelle originali come quelle nel film World Tour. Guardate che carine. E poi una card con la nostra amica Poppy disegnata, la nostra amica Air Dorables Poppy disegnata, con scritto Limited Edition. Edizione limitata. Ti sei emozionato tanto da cadere? Poi abbiamo qui un altro pacchettino con un altro sticker della nostra amica Air Dorables Poppy e la chitarra! Che bella la chitarrina! Qui abbiamo un altro sticker, ma quanti stickers! E una specie di cerchiettino, fascettina per la nostra amica. L'ultimo pacchettino, dove abbiamo un altro sticker e gli occhiali meravigliosi. Cactus Core, voglio anch'io gli occhiali così.
E allora direi che è arrivato il momento di prendere la nostra amica. Dobbiamo staccare tutto. Spero che sia meravigliosa la nostra amica Adorables Poppy con la sua acconciatura proprio da Trolls e questi tre colori sulla frangia, la nota musicale sulla guancia. Dovremmo tatuarcela anche noi la nota qua. Sì, che bello! Questa bellissima giacchetta tutta un po' pelosina, questo vestitino col cuoricino, un po' proprio come Poppy. E andiamo a mettere le sue bellissime scarpe stivali che abbiamo visto prima. Anche questa è la nostra prima bambola Adorable e direi che è meravigliosa. Non mi sono mai particolarmente piaciute le Adorables perché non le avevo mai viste, adesso le adoro, non ce ne sono tante. E allora andiamole a mettere. Dove la metto? La chitarra. Ah, no, si attacca qui al corpo, no? Ce la fai! Da-da! E poi andiamo a mettere questo qui. Voilà! E poi i suoi meravigliosi occhiali. Ed ecco la nostra amica Poppy Adorables. Che meraviglia, Cactus Corn. Siamo troppo contenti di avere una nuova amica tra noi. E come sapete, alla fine di ogni puntata completiamo e decoriamo l'album delle nostre avventure. E alla fine di ogni nostra avventura completiamo l'Our Adventure Book. L'altra volta abbiamo fatto la pagina dedicata all'avventura dove abbiamo aiutato Olaf e oggi andiamo avanti con questa avventura. Vi ricordate che con la nostra bellissima mini stampante riusciamo a stampare la foto che abbiamo fatto con i nostri amici. La vedete? Come l'altra volta, questa è una stampante che stampa tipo come degli scontrini in bianco e nero, ma a noi piace tantissimo ed è perfetta per abbellire il nostro album delle avventure. A noi piacciono anche tantissimo, tantissimo i timbri. Qui ne abbiamo veramente tanti. Ne scegliamo qualcuno. Sì. Potremmo metterci tipo un fiorellino. Un gattino! Un gattino! Ci mettiamo un gattino? Ma sì, mettiamoci un gattino. Abbiamo il rosa, il turchese. Allora, io ci metto, voglio metterci un gattino. Nene! Wow! Poi, allora questo, ho veramente tante tante cosine, ci mettiamo un altro timbrino, magari ci mettiamo un fiore, nini, lo mettiamo rosa, voilà, guardate che belli questi timbrini, poi non ho niente a tema musicale. Ci mettiamo un bel arcobaleno. Voilà. E anche un cuoricino.
Direi che anche la pagina dedicata a questa nuova puntata con la nostra canzone La musica ci salverà è finita. Naturalmente poi quando avremo tempo l'andremo a decorare ancora ancora di più. Ci siamo divertiti tantissimo anche questa volta, vero Cactus Corn? Cactus Corn, è risuccesso come l'altra volta. Cosa? Non sei un Cactus Corn, sei Poppy. Oh oh. Però sei carino. Posso abbracciarti? Certo. Ciao, piccolino Poppy. Cactus Corn, se vuoi rimanere così rosa, carino e piccolino, mi va bene. Però no, mi mancano le tue spine, Cactus Corn. Ti faccio ritornare. Però dobbiamo capire come mai ti trasformi ogni volta nel personaggio che aiutiamo, perché non va bene. No. Ciao amico, non mi lasciare mai più. Neanche tu. Sì, però eri rosa, eri carino. Alla prossima puntata. Cactus Corn e Poli.